compagnia di Max, l'autore del capolavoro che vediamo alle sue spalle. Secondo anno ad Overline, possiamo dire che adesso ormai diventerà l'ospite fisso e quindi ci vedremo anche l'anno prossimo. Beh, con piacere, cioè venire a Baronisti è sempre un piacere, quindi ben venga a tornare l'anno prossimo. Il tuo disegno l'anno scorso è stato utilizzato da Overline come simbolo, come riferimento, come immagine di copertina del calendario. Quello di quest'anno si avvicina molto come bellezza e soprattutto per quanto sia stato apprezzato dalle persone che passavano qui e rimanevano letteralmente incantati. Cosa si prova in questi casi? Beh, alla fine fare questi lavori è sempre un grosso dispendio di energie, tempo, sudore, quindi alla fine almeno ti ripaga di tutta la fatica che ci hai messo per realizzarlo, quindi mi fa molto piacere. Possiamo dire che però la fatica al tempo stesso è ripagata dalla possibilità di poter lavorare con la propria passione. Certo, sì, questo è sempre, penso, uno dei punti più piacevoli di questo lavoro, che comunque fai una cosa che ti piace e ti fa girare, ti fa viaggiare, ti fa conoscere posti e persone nuove, quindi è un lavoro abbastanza piacevole, diciamo, anche se molto faticoso. L'ultima domanda, il tema di quest'anno è il Far West, tu ovviamente possiamo vedere che hai centrato in pieno l'obiettivo, però il tema in sé com'è? Quando hai saputo del tema, qual è stata la tua reazione? No, il Far West. No, perché ho fatto così tanti disegni sul Far West da bambino, quando ho iniziato a fare i graffiti, che avevo un attimo il rigetto. Poi però, alla fine era solo un piccio mio, diciamo, un capriccio mio. Ma alla fine ci si adatta sempre a tutto. Visto che tutti quanti sono rimasti letteralmente stupiti, incantati e meravigliati, vogliamo ricordare pure i contatti di Max. www.aboutmax.it, dove potete vedere molti dei miei lavori, oppure su Facebook Antonello Max. Ciao!